Buongiorno a voi ragazze, benvenute al nuovo video finalmente, cioè dopo 2 settimane che non registravo, stamattina finalmente ce l'ho fatta, ho fatto la doccia e ho detto no, mi devo imporre che devo fare il video altrimenti se ne riparla la prossima settimana e non è il caso, anche perché questo qui è un video in collaborazione. Allora, questo qui è il video di Amore e Meraviglie di, che mese siamo? Maggio 2014 ed è un video in collaborazione con Beth, tesoro un bacione. Trovate il link del canale di Beth nel box informazioni. Praticamente è il tag che facciamo mensilmente, che abbiamo inventato io, lei e Mara di Makeup. Ed è un video, cioè appunto è un video che consta di, ed è un tag che consta di 14 domande a cui rispondiamo ogni mese. Io vorrei evitare di editarlo questo video, perché altrimenti ci mette 4 giorni a caricarsi. Quindi sopportatemi, cioè, sopportatemi così con i miei errori stamattina e con la mia sintassi piuttosto ristretta, già che ho dormito pochissimo. Quindi. Iniziamo, ok. Allora, stavolta leggo le domande dal telefono, quindi se guardo in basso è perché sto leggendo da qui, perché ancora non ho acceso il computer. Tra l'altro, c'è una ragazza che mi ha chiesto se la salutavo in video. Nel prossimo video ti saluterò perché non mi ricordo il nickname, perdonami. Solo che in questi giorni ho la testa concentrata su una certa cosa, quindi questa certa cosa sta assorbendo tutte le mie energie, però sono felicissima per questo. Allora, cominciamo col video, che io come al solito mi metto a parlare e poi. Ci perdiamo in chiacchiere. Allora, prima domanda. La borsa del mese più usata. La borsa del mese di maggio più usata è stata questa qui, che adesso vi faccio vedere, che è una borsa della linea Tua Braccialini. Tua Braccialini si chiama? Sì, Braccialini Tua. Questa, che è nera e rossa. Ed è una borsa che mi ha regalato la fidanzata di Filippo, la fidanzata di mio fratello per il compleanno. Non si chiama Filippo, mio fratello. Sì, buona. Non ce la posso fare, raga, no, aspetta. Mi ha regalato la fidanzata di mio fratello per la laurea. Cioè, vedi come cambia la situazione. Ed è appunto la borsa della Tua Braccialini. Non la taglierò sta cosa. Allora, fatta così. Ha la tasca qui davanti dove c'è la zip e poi si apre sopra. E all'interno è così, più o meno. Cioè, praticamente la tasca qui per il portadocumenti, la tasca portacellulare davanti e l'altra tasca, insomma, una borsa classica all'interno. È molto molto bella all'esterno, è in, credo sia ecopelle come materiale. E mi piace tantissimo, quindi questa è stata la borsa più utilizzata del mese di maggio. Domanda numero 2, accessorio del mese più usato. È stato un anello, ed è l'anello che indosso anche adesso, che è questo qui. Che, cioè, ve lo giuro, brilla di luce propria, cioè, è brillantissimo. Ed è un anello che mi ha regalato mamma, sempre per la laurea. Al quale poi ha abbinato gli orecchini che vi ho fatto vedere nello scorso video di Amore e Meraviglia. Ma sto registrando, sì. Quindi nello scorso video di Amore e Meraviglia vi ho fatto vedere i punti rose e praticamente me li aveva comprati lei per abbinarli all'anello, questo qui, che è bellissimo. E quindi questo è stato il mio accessorio del mese, cioè lo adoro, brilla un sacco. Questo. Poi domanda numero 3, capo di abbigliamento più usato. È stata una maglietta che adesso devo andare a lavare. Non ho messo a lavare solo per farmela vedere. Ok, non volevo fare tagli, ma li ho dovuti fare lo stesso. Pazienza, dicevo. La maglietta più utilizzata è questa qui di Terranova, con la scritta Lucky Love, il numero 85, così. Che è una maglietta semplicissima, praticamente, che è molto lunga. E a me personalmente arriva a coprire a metà del sedere, quasi. Non proprio al sedere, però a metà. Anche perché ho preso una L. Avrei dovuto prendere una S, perché io con le misure di Terranova vado un po' a caso per quanto riguarda le magliette. Avevo dovuto prendere una S per essere aderente normale, io l'ho voluta prendere più grande proprio perché mi cadesse in modo più comodo, diciamo, anche perché la uso per stare a casa, non per uscire. Quindi la uso, sai, di pomeriggio quando stai a casa, non hai niente da fare, insomma, ti metti comoda, mi metto questa, i pantaloni militari di Piazza Italia e sono a posto. Quindi questa è stata la maglietta che ho usato di più questo mese, che adesso metterò a lavare perché puzza di fumo. Gli inconvenienti di vivere con qualcuno che fuma. Olè. Quindi quello è il capo di abbigliamento più usato. Poi, oggi sono di chiacchiera invece, l'altra volta sono stata bella veloce, oggi sono di chiacchiera e va bene, sto registrando. Allora, come sono antipatica stamattina. Quarta domanda, le scarpe più utilizzate sono state queste qui, che ho comprato a inizio maggio, e sono delle Simil Converse, praticamente, fatte in questo modo, con tutti questi strassini, sono blu. Vedete, sono Simil Converse, blu con gli strassini e poi hanno questa targhetta, diciamo, con la scritta Glamour e le ho prese da Piazza Italia, le ho pagate 14,95 euro se non sbaglio, quindi intorno ai 15 euro mi è venuto il singhiozzo perché giustamente ho preso il latte
Le ho pagate intorno ai 15 euro, ragazzi, sono comodissime come scarpe, mi piacciono molto. Non so quanto dureranno perché sono le prime scarpe di Piazza Italia che compro, però devo dire che sono molto carine e il prezzo è molto basso, quindi si poteva fare. Scarpe più utilizzate queste qui. Pui pui pui. Smalto più usato, nessuno. Ecco, infatti questo mese mi sa che salterà il video sugli smalti, perché per il mese di maggio io ne ho utilizzati soltanto due, di cui di uno vi ho già parlato, quindi non lo so se ci sarà il video sugli smalti del mese, infatti vedete che sono senza smalto. Ecco, sono in queste condizioni da inizio maggio. Prodotto di make-up più utilizzato è stata una matita. Ed è stata una matita nera di questa marca qui, che io non so se si pronunci Monvert o Mondovert. Questa marca qui, che è una marca bio per quello che ne so. Ed è la matita nera che si chiama Felix. È una matita temperabile, assomiglia a un pastello Giotto se vedete il packaging esterno. Ed è una matita nera. Ve ne avevo già parlato di questa matita nel video sulle mie top 10 matite nere per gli occhi, ovviamente. Ed è una matita che mi piace molto. Ha un bel tratto, è molto nera, è molto intensa all'interno dell'occhio, quindi si vede tanto. L'unico problema è che dopo all'incirca un'ora, un'ora e mezza, comincia a sbavare. Quindi sbava e si va a depositare sotto le ciglia praticamente. Quindi non è un granché come durata, però come intensità di colore e come scrivenza ci siamo. Quindi mi piace, ma in determinate occasioni. Ecco, quando c'è troppo caldo non va bene, secondo me. Quindi questo è comunque stato il prodotto più utilizzato. Prodotto beauty più utilizzato è stato un balsamo labbra, che è questo qui della Labello, il lip butter alla vaniglia e macadamia, che vi avevo fatto vedere nell'ultimo video haul, che come vedete sto usando costantemente, costantemente. Così. Allora, ha un profumo molto dolce, sa molto di macadamia, tutto ciò io non so se l'inquadratura è dritta, comunque. Sa molto di macadamia più che di vaniglia, quindi è dolciastro come odore e anche come sapore. Allora, la consistenza mi piace perché mi ricorda molto un balsamo labbra simile che avevo sempre nella confezione di latta di H&M, che era solo alla vaniglia. Solo che quello di H&M era più plasticoso, nel senso che si sentiva che c'era qualcosa di artificiale quando lo mettevate sulle labbra. Insomma, la consistenza era particolare, insomma, sembrava un po' plasticosa. Questo qui è molto morbido come balsamo labbra. Non vi dico che idrata, perché comunque dopo un'ora l'ho riapplicato, è a base di paraffina. Non so se c'è l'inci dietro, sì. C'è l'inci dietro, è questo qui. Cioè è a base di paraffina, non parliamo di prodotti naturali. Fate un fermo immagine. Ok. Però devo dire che mi piace, insomma, lo metto un'oretta, mi lascia le labbra morbide più che idratate, quindi mi va anche bene. Tra l'altro mi aiuta quando, sapete, stanno smontando il mondo giù intanto, sapete quando c'è quella sensazione di labbra secche che ti viene sempre voglia di passarci la lingua sopra per tenerle inumidite? Ecco, mettendoci questo sopra, diciamo, come si dice, non mi viene la parola. La tentazione, diciamo, di passarsi la lingua sopra passa perché comunque ti protegge le labbra, quindi te le senti già inumidite. Ragazze, questa frase non aveva molto senso, però spero di essermi spiegata. Molto male, però, insomma. Protegge, ecco. Tra l'altro, io lo metto prima di andare a dormire, quindi mi lascia le labbra protette tutta la notte. Secondo me, comunque, è molto efficace col freddo. Quindi, sì, è un buon balsamo labbra protettivo, sintesi della cosa, ecco, però non idrata granché. Però lascia le labbra morbide. Poi non ce la posso fare stamattina. Poi, fragranza del mese, anche questo mese è stata questa qui di Just Cavalli Pink, che purtroppo, come potete notare, ha subito un piccolo incidente. Cioè, vedete, si è un po' rotta la parte di plastica davanti, perché l'ho spedita in un pacco per riportarmela a casa e praticamente si sta, ecco appunto, si è staccata la parte davanti, però va bene lo stesso. Insomma, alla fine la boccetta non si è rotta, ecco appunto, io l'ho tolta del tutto. La boccetta non si è rotta e comunque vedete sto finendo il profumo, quindi per finirlo, è un profumo buonissimo, per finirlo e gettare la confezione sto usando sempre lui. È un profumo che mi piace molto per la primavera, ve l'ho detto, è molto fiorito. Me ne avete consigliati voi alcuni da andare ad annusare, non ci sono ancora andate in profumeria, però li andrò a sentire, vedremo come sono. Ok, non riesco più a farlo entrare nella confezione, va bene. Ok, quindi quello è un profumo molto fiorito, molto adatto secondo me a questa stagione. Poi stiamo finendo. Delizia del mese. Allora, qui non ridete perché veramente. Dovete sapere che praticamente io ho ricominciato a scrivere questo mese. Quindi, quando io scrivo, mi concentro di più se mastico qualcosa. Però, questo qualcosa da masticare non deve essere qualcosa di commestibile, no? Per cui, quando scrivo, sapete che ci sono persone che hanno il vizio di mettere il tappo della penna in bocca e masticarsi il tappo della penna? Ecco, io ce l'ho con i cucchiaini di plastica, sto vizio. Cioè, prendo un cucchiaino di plastica, metto il manico in bocca e comincio a masticarmi il manico del cucchiaino perché mi rilassa. Quindi,
È una cosa che fa ridere, però insomma, la mia delizia del mese è stata quella praticamente, perché non è che abbiamo mangiato tutto sto granché questo mese di buono, ecco, quindi solite cose. Diciamo che quello è stato il mio antistress, quindi lo considero come delizia del mese. Fa molto ridere questa cosa, vero? O mi fa sembrare pazza? Fatemi sapere. Poi, bello gnocco del mese, questa è stata la domanda che mi creava un po' di angoscia, perché praticamente mentre mi stavo facendo la doccia prima di fare il video, pensavo, ma chi cavolo c'ho io di gnocco questo mese? Infatti non mi è venuto in mente nessuno, il problema è che anche il mese scorso non mi è venuto in mente nessuno, quindi questa cosa è un po' preoccupante, che io non trovi nessun gnocco da, come dire, da inserire nel video, no? Quindi, ok, quindi alla fine mi sono detto, ok, facciamo una cosa, come gnocco del mese mettiamo Zac Efron per questo mese, perché ho rivisto finalmente un film, che poi è il film del mese, che si chiama Ho cercato il tuo nome, che è tratto da un romanzo di Nicholas Sparks. Ovviamente, o Spark, insomma lui, che è un film che vi racconterò tra un secondo, quando ci arriveremo, quindi comunque lo gnocco è Zac Efron, perché comunque in quel film, devo dire che non è male. Cioè non prendete come esempio High School Musical, perché diciamo che è cresciuto bene il ragazzo da High School Musical, quindi lui. Sì, oggi praticamente, oggi potrei fare un monologo infinito, tra l'altro quanto tempo ho ancora? 17 minuti, quindi mettetevi comode. Poi, sono più violacea perché è cambiata la luce e fa il riflesso con il copridivano che è lilla, quindi sto diventando io violacea. Poi, con tutto il viola che ho addosso, va bene. Domanda numero 11, canzone del mese. È stata Move Like Jagger. Na na na, Move Like Jagger. Quella dei Maroon 5 con Christina Aguilera. Mi dà una carica pazzesca quella canzone, quindi quella. Film del mese, appunto, vi dicevo, ho cercato il tuo nome. Allora, è un film che avevo visto quando era uscito. Mi pare che è uscito un paio d'anni fa, se non sbaglio. O l'anno scorso, forse 2 anni fa, che è un film che ha come protagonista Zac Efron, che praticamente è un membro dei Marine, se non sbaglio, sì, è impiegato in Iraq, se non sbaglio, e praticamente durante la guerra lui trova questa fotografia di questa ragazza che diventa un po' il suo portafortuna, perché grazie a questa foto riesce a scampare per tipo 2 o 3 volte alla morte, insomma, tutti morivano, lui restava vivo praticamente grazie a questa foto. Quindi quando ha finito la missione è ritornato nel suo stato di appartenenza, che non mi ricordo qual era, uno degli stati americani, e si è messo a cercare sta ragazza. La ragazza praticamente era proprietaria di un canile, siccome lui aveva un cane ha cominciato a lavorare lì, e insomma si sono innamorati e tutta questa cosa, insomma è un po' particolare come... Insomma, sapete, la solita storia d'amore. Poi lei intanto era sposata e divorziata con un poliziotto, avevano un figlio, che tra l'altro è, secondo me, parente di come si chiama? Di Allevi, per la capigliatura che ha questo bambino. E insomma, è un po'... Insomma, è carino come film. Non è un colossal, ecco, non lo definirei un colossal, però insomma è un film tranquillo, ecco. Quindi quello è stato il film. Io non sono brava a raccontare le trame dei film, mi dispiace. 13, argomento del mese. L'argomento del mese è stato il mio romanzo, tra virgolette, perché quello che sto scrivendo è una sorta di romanzo a puntate, quindi diviso in capitoli. Cioè, non è a puntate, sì, è a puntate perché lo sto pubblicando su un forum. Come dire, sì, a puntate perché lo sto pubblicando su un forum, quindi pubblico un capitolo al giorno più o meno, però insomma la storia è una, ecco, non è che sono tanti capitoli con tante storie, è un'unica storia che sto scrivendo. Non so ancora quanto verrà a lungo, però fino a che ho voglia di scrivere lo farò continuare. Quindi si prevedono sviluppi interessanti. 14, ultima domanda, programma TV del mese. Essendo tornata qui in Sicilia, come potete notare dallo sfondo diverso, e dalla mia camera, adesso vi devo dire una cosa tra l'altro a riguardo. Programma TV del mese è stato L'Eredità, che tra l'altro adesso che conduce Fabrizio Frizzi mi piace ancora di più, perché io ho avuto sempre una simpatia innata per Fabrizio Frizzi. Mia madre dice che è così perché quando ero piccola lui faceva un programma per bambini, non so che cosa, quindi dice tu sei da piccolina ti è piaciuto Frizzi, quindi sì, Frizzi. Quindi L'Eredità con Fabrizio Frizzi. Non lo guardo tutte le sere, né tantomeno mi interrompo quello che sto facendo per andare a vedere L'Eredità. Però se capita che sono in cucina, o se capita che sono giù da mia nonna, o insomma che c'è la televisione accesa e c'è quel programma, insomma lo guardo volentieri. Comunque è sempre una forma di allenamento per il cervello. Sì, sono fissata con queste cose. Dicevo della mia camera, mi hanno chiesto 2 ragazze di far vedere la mia camera. Una è Matilde, tra l'altro, ciao cara. Mi hanno chiesto di far vedere, fare il room tour. Ora, io non riesco questa settimana perché, ve l'ho detto, abbiamo avuto problemi di allagamento, quindi qui, attaccato a me praticamente, c'è l'armadio che è spostato di una cinquantina di centimetri dal muro perché appunto abbiamo avuto perdite sul tetto.
Quindi ho bisogno di un po' di tempo per sistemare la situazione e poi girerò il video. È una cosa che interessa anche a voi, così per capire se può essere interessante come video. Non è niente di che la mia camera, ecco, non vi aspettate grandi cose. Comunque, giusto per sapere se vi interessa. Quindi, ragazze, questo è tutto. Questo era il video di Amore e Meraviglie di maggio. Quindi io mando un altro bacione a Beth, mando un bacione a voi, vi ringrazio per aver visto il video e se volete ci vediamo al prossimo. Ciao!